Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Benedetta Parodi agli esordi era sicuramente conosciuta per essere la sorella di Cristina, giornalista e conduttrice televisiva. Oggi però si è affermata e deve tutto a se stessa. Infatti si è cimentata in alcuni programmi di cucina che hanno avuto un notevole successo come i menù di Benedetta. Poi la conduzione di Bake Off Italia con alcuni professionisti del settore molto importanti. La Parodi è un'icona di stile ed eleganza. La contraddistingue una bellezza che infrange i canoni e che per lei non è affatto un problema. Anche se talvolta ha dovuto sopportare diverse insinuazioni sul suo aspetto. Recentemente però Benedetta ha condiviso alcune foto della sua casa mostrando un nuovo acquisto su Instagram dove è seguita da più di 1 milione di followers. Di seguito, nel prossimo paragrafo, andiamo a vedere proprio la foto che la conduttrice televisiva ha pubblicato sui social. La casa di Benedetta Parodi. Come abbiamo detto, è stata proprio Benedetta a pubblicare alcuni scorci della sua casa. L'ha fatto dopo che ha mostrato il suo nuovo tavolo che va a sostituire, come lei ha detto, uno di legno a cui era molto legata. Il cambiamento però è stato notevole perché nella sala da pranzo è arrivato un bellissimo tavolo di cristallo. Brillante e completamente trasparente, la Parodi l'ha mostrato sui social molto probabilmente perché frutto di una sponsorizzazione. Infatti la conduttrice, oltre a dare il nome dell'azienda che lo vende, ha specificato poi in fondo anche si trattava di un ADVA, ovvero di un advertising, pubblicità. Benedetta ha specificato che questo tavolo sarà il centro delle sue serate con gli amici, ma che userà questo tavolo anche semplicemente per lavorare o rilassarsi mentre beve del tè. Nel post che ha pubblicato Benedetta però non parla degli aspetti negativi dell'avere un tavolo di cristallo. Sarà anche bellissimo, ma è anche estremamente delicato e questo va tenuto in considerazione quando si acquista un oggetto simile. Dalla foto si notano anche altri dettagli come le pareti rosse, molto particolari, che si mischiano al fucsia delle sedie e dei fiori. Un misto tra moderno e vintage. Ma vediamo un po' della sua vita privata. Benedetta Parodi. Dalla vita privata alla carriera. Come abbiamo già detto, Benedetta Parodi è una giornalista e conduttrice televisiva. Classe 1972, si è laureato in lettere moderne prima di approdare nel mondo della TV. La sua prima comparsa a Studio Aperto, poi a Cotto e Mangiato, rubrica culinaria del primo programma citato. Questa possibilità le permetterà di pubblicare diversi libri e di approdare alla 7, dove inizia con i menù di Benedetta e procede poi su Real Time con Bake Off Italia. Non solo programmi di cucina, ma è stata anche nel 2017 al fianco della sorella Cristina alla conduzione di Domenica in Non solo TV, ma anche radio. È stata infatti di speaker di Radio Capital nel 2020. Sposata con Fabio Cannessa dal 1999, ha avuto con lui 3 figli. Sono Matilde, Eleonora e Diego. Oggi la sua famiglia è più unita che mai e i due si sono anche risposati per celebrare i 20 anni di matrimonio. Un amore davvero unico. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody.
more men.